questo video vi parleremo di uno dei più importanti beni artistici di Siena che abbiamo visitato nel San Martino, ovvero un palazzo Sansidonio, un edificio molto particolare attualmente sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Buona visione a tutti! In Piazza del Campo, osservando la teoria dei bei palazzi che la concludono a semicerchio, spicca la rossa mole del trecentesco Palazzo Sansedoni, edificio di importante valore storico-artistico e di grande rilievo istituzionale, perché attualmente è sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Si chiama Palazzo Sansedoni dal nome della nobile famiglia senese che ne commissionò la costruzione. Tra le personalità più importanti di questa famiglia ricordiamo il beato Ambrogio Sansedoni, il quale ha ricoperto un ruolo di spicco nel contesto sociale e politico della Siena del 200. Entrò nell'ordine domenicano a soli 17 anni e tra i suoi compagni di studi troviamo San Tommaso d'Aquino e Pietro di Tarantasia, futuro papa Innocenzo V. Fu un uomo dalle eccezionali doti di oratore e persuasore che si fece conoscere e apprezzare non solo in molte città italiane ma anche a Parigi e in Germania. Il destino vuole che proprio mentre scriveva una sua orazione muoia colto da un malore. La città di Siena lo ha ricordato collocando un busto sulla facciata del Duomo e fino a metà del Cinquecento facendo correre un palio a lui dedicato. Diviene anche il soggetto del drappellone del 2 luglio 1986 dipinto da Carlo Cerasoli, disegnatore umoristico. Tra gli edifici che si affacciano in Piazza del Campo, il Palazzo Sansedoni si distingue per la presenza di una singolare torre a pianta rombica e per l'eleganza con la quale segue l'andamento curvilineo della piazza. Le vicende architettoniche del palazzo sono abbastanza complesse, abbiamo notizie di una prima costruzione verso la metà del 200, la cui funzione doveva essere quella di una casa-torre, per passare alla costruzione di un'ampia porzione del palazzo attestata dal ritrovamento di un documento del 1340, fino al generale riassetto del XVIII secolo. Il palazzo era considerato la costruzione più alta della città, almeno fino all'edificazione della Torre del Mangia. Nel tempo i proprietari decisero di ampliarlo acquistando stabili limitrofi. Le possibilità economiche della famiglia non avevano subito scosse nemmeno con l'avvento dei Medici in città. Al contrario di altre casate, i Sansedoni erano scesi ben volentieri a patti con i fiorentini, tanto che nel tempo finirono per spostarsi sulle rive dell'Arno, pur restando proprietari del palazzo fino al 1914. Gli ambienti interni del palazzo, dopo il totale rinnovamento del XVII-XVIII secolo, si caratterizzano di una decorazione molto suggestiva, dagli affreschi dei Melani e del Ferretti, alle finte architetture dell'Anderlini, delle sculture dei Mazzuoli, ai bronzi del Soldani e del Foggini. L'influenza fiorentina è evidente camminando per le stanze del piano nobile della sede della fondazione, specialmente nelle quadrature che sono degli effetti ottici e prospettici che vengono impiegati per creare l'illusione di uno spazio tridimensionale. Proseguendo nella visita si nota il cambiamento di gusto negli anni perché le stanze di più recente acquisizione sono decorate invece con il gusto neoclassico per i colori pastello. Rappresenta invece uno dei maggiori episodi barocchi nella Siena del tempo la splendida cappella del Beato Ambrogio, nella quale vi si celebra la messa in ricorrenza della sua morte. L'idea della costruzione della cappella fu di Rutilio Sansedoni e dei suoi fratelli Alessandro e Giovanni. L'obiettivo era quello di omaggiare l'avo più illustre, ribadendo così il prestigio della casata. Di notevole pregio sono le colonne marmoree fatte con materiali provenienti dalla Francia, Spagna e non solo. Altro punto forte dell'omaggio al Beato Sansedoni è la lastra marmorea scolpita da Giuseppe Mazzuoli, dove appare il compagno di studi San Tommaso d'Aquino insieme alla Madonna e a Gesù Bambino. Negli ultimi anni, grazie all'impegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, sono stati eseguiti vari restauri con lo scopo di conservare, preservare e valorizzare uno dei più importanti edifici dell'epoca medievale senese. Questo palazzo è molto più di quello che possiamo raccontare, perciò vi invitiamo a visitarlo per vedere la bellezza del rumoroso bene presente, insieme al resto del patrimonio artistico della bellissima città di Siena.